prezzi del carburante alle stelle. È un'abitudine italiana che alla vigilia delle vacanze estive porta il costo della benzina ai massimi storici. Ma in queste ore i picchi toccati sono superiori a qualunque previsione. Per provare ad arginare il fenomeno, il governo ha imposto da oggi di pubblicare i cartelli con i prezzi medi. Il Mimit li ha pubblicati sul proprio portale. La media nazionale del self-service in autostrada è di 1,984 euro al litro per benzina e di 1,854 euro al litro per il diesel. A livello territoriale i prezzi più alti della Verde sono quelli della provincia autonoma di Bolzano a 1,945 euro al litro e della Puglia a 1,943 euro. Sotto la soglia di 1,9 euro le Marche a 1,892 e il Veneto a 1,898. A Napoli i prezzi della benzina hanno in molti casi abbondantemente superato i 2 euro. Caro benzina, appunto è diventata così cara che non ce lo possiamo più permettere. Fra poco saremo costretti a fermare le macchine e camminare a piedi, purtroppo. È inutile che ci parliamo, che tanto siamo solo incazzati e niente si fa, niente si risolve. E che possiamo fare? Proprio niente, dobbiamo camminare, ci serve, ne abbiamo bisogno per andare a lavorare. Amen, ci adeguiamo, non se ne può più. Dovrebbero aumentare gli stipendi, adeguiamoci, sotto tutti i punti di vista. Cosa ne penso? Bisogna trovare una soluzione, perché comunque non si può fare a meno, penso, della benzina, no? Vediamo ora il prezzo, diciamo, almeno a questo distributore mi sembra che il prezzo sia di poco aumentato, però ancora inferiore a quello che sappiamo essere i prezzi sia sulle tangenziali che in altri distributori in altre parti della città. Anzi, sarebbe interessante per me capire perché fuori grotta mediamente c'è il prezzo della benzina più bassa che in altre parti di Napoli. Ci stanno un sacco di accise, in realtà potrebbe anche costare meno, lo sappiamo purtroppo, però non sta a noi determinarne il prezzo.